Una bella giornata di festa e commovente per la Croce Rossa di Castellamonte. È una giornata di festa, sì, abbiamo voluto dedicare questa giornata ai volontari che hanno fatto servizio in questo anno e mezzo di pandemia e abbiamo voluto ringraziare tutte le aziende e i privati che hanno contribuito in tanti modi e ci hanno permesso, insomma, prima l'acquisto di quello che ci serviva e poi di supportarci in questo anno difficilissimo. E grazie all'aiuto dei privati, dei vari donatori, oggi avete inaugurato ben un labaro e una barella e un mezzo, e due mezzi. E due mezzi. Abbiamo inaugurato il labaro in memoria di Pierluigi Presbitero, ispettore dei volontari per tanti anni, con la figlia e la moglie. Un'autovettura donata dalla famiglia Pollino e una barella bariatrica donata dalla famiglia di Renata De Laurenti. E poi abbiamo voluto dedicare una nostra autovettura a due volontari e a tutti i volontari di Castellamonte. Un ringraziamento è stato fatto durante la cerimonia anche all'amministrazione di Castellamonte, che comunque vi è stata vicina. Beh, l'amministrazione in toto, partendo dal sindaco, dai primi giorni della pandemia è stata vicino a noi, anche fisicamente qui in sede in ogni momento, contribuendo anche con delle somme importanti, ma soprattutto stando vicino a tutti noi per qualsiasi necessità. Sono numerose le attività sociali che avete svolto, che continuate a svolgere? Assolutamente sì, durante questo anno di pandemia abbiamo continuato con l'attività ordinaria, abbiamo anche iniziato nuove attività come la consegna spesa e la consegna farmaci e anche attraverso il contributo di molte delle persone che abbiamo ringraziato oggi, anche dal punto di vista economico siamo riusciti a continuare e ad incrementare l'attività già in essere. Quindi l'impegno è raddoppiato con la pandemia per i volontari, perché comunque l'attività ordinaria si è aggiunta anche al resto. Assolutamente sì, anche perché il Covid non è stata un'emergenza solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale, perché ci ha messo a contatto con l'isolamento sociale e con le nuove povertà. E non dimentichiamo che non è ancora finita. Assolutamente no, ci aspetta un inverno impegnativo.